Ma se questo video supererà 40.000 mi piace, vi porto ancora più indietro. Vi porto al mondiale del 2002. E lì c'era l'Italia più forte in assoluto. Ma soprattutto, che gioco era? Lo scopriremo. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show. Siamo tornati su FIFA 10. Precisamente FIFA World Cup 2010 Sudafrica. E no, non è estate, ma ci sono comunque i mondiali. Sì, però non c'è l'Italia. E quindi andiamoci a giocare l'ultimo mondiale dove c'era l'Italia. Ma non era quello del 2018. E quindi ragazzi, per risvegliarvi un po' dei ricordi, sono dovuto tornare indietro. Visto che su FIFA hanno messo i mondiali in Qatar, non l'ho neanche aperto. Il 2014 lo avevamo giocato insieme durante l'estate, quando vado a riscoprire vecchi FIFA. E allora ragazzi, torniamo al 2010 in Sudafrica, dove l'Italia c'era ed era campione in carica. Preparatevi perché sarà un tuffo nel passato. Ed eccolo qua com'era Sudafrica FIFA 2010. Era un gioco a parte solo sul mondiale. E insieme a voi non solo ci andremo a fare qualche partita, ma soprattutto andremo a riscoprire le nazionali, che giocatori c'erano, scoprire i vecchi FIFA come facciamo al solito. Ma se questo video supererà 40.000 mi piace, vi porto ancora più indietro. Vi porto al mondiale del 2002. E lì c'era l'Italia più forte in assoluto. Ma soprattutto, che gioco era? Lo scopriremo. Allora ragazzi, il match quello veloce Italia-Francia, la finale del 2006. Diventa il capitano della tua nazione. La storia delle qualificazioni. C'è pure la partita ai rigori. Dopo ce la facciamo, perché mi pare che avevano messo un nuovo modo per tirare i rigori ai tempi. Allora io insieme a voi vorrei andare a fare subito una panoramica delle squadre, andare a vedere che giocatori c'erano. Se non c'eravate, ve lo ricordo io, anche perché questo è stato uno degli ultimi mondiali dell'Italia e facemmo schifo. Sapete ragazzi che c'è la maledizione delle vincitrici del mondiale? Quest'anno la Francia sta andando bene, no? Generalmente non funziona così. Play Anthem. Ah, addirittura posso suonare l'inno. Ma che figata! Allora, io prendo l'Italia, ragazzi. Prima di vedere la formazione d'Italia, io vi voglio ricordare che facemmo schifo. Lo so che adesso voi siete abituati a fare schifo prima dei mondiali, però vi assicuro, ragazzi, che a parte il 2006 e un po' prima, anche se poi nel 2002 ci fu la Corea, vabbè, dopo abbiamo sempre fatto schifo dopo i mondiali. Ai mondiali abbiamo sempre fatto ride. E vi ricordo che in questi mondiali, se non sbaglio, era tornato Lippi, che si affidò di nuovo sempre alla stessa squadra. Però se fece male Buffon e giocò Marchetti, sapete a chi ci siamo aggrappati a questo mondiale? Voi direte, vabbè, Pirlo, De Rossi, Quagliarella. Io mi ricordo, ragazzi, che l'ancora di salvezza di sta nazionale al 100 punto era Quagliarella, che era giovane a quei tempi, capisci? Eccoci qua, la stella era Buffon, 89. Mamma mia, beh, Buffon è sempre stato un fenomeno. Zambrotta, Cannavaro, Giorgio Chiellini, e quindi era la new entry, e già 86, quindi Chiellini bello forte. Grosso aveva finito, 77. Infatti vedete che sono più o meno gli stessi. Camoranesi, De Rossi, Pirlo, Marchisio giocava sulla fascia. 79, attacco Gilardino Iaquinta. Ma potevamo andare a difendere un mondiale con Gilardino Iaquinta? E poi appunto ragazzi, c'era Marchetti che lo mandarono lì. Poi dopo questo mondiale Marchetti sparì, addirittura fuori rosa al Cagliari. Poi se lo prese la Lazio e fece il suo. Gamberini, cioè voi mi state a dire che Gamberini ha fatto un mondiale e Bonucci no? Mimmo Criscito, Giuseppe Rossi, Simone Pepe, vabbè Di Natale c'è sta, Giampaolo Pazzini, Santon, vabbè Angelo Palombo, vabbè Palombo mi pare che giocava a quei tempi, Le Grottaglie, Quagli 83 ragazzi, Morgan De Santis, moreggete forte, Gaetano D'Agostino, Aguilani, Gattuso vabbè ha finito, Matteo Brighi, Montolivo, Motta, Marchionni, Bocchetti, porco giuda raga, guarda Barzagli, Cassetti, c'è pure Del Piero, c'era ancora Dossena, mio dio raga, Simone Perrotta, vabbè e Luca Toni, mio dio ragazzi, ma che era sta nazionale? Sì sì, stai a ride? Pensa che questi però ci sono arrivati ai mondiali. Oggettivamente la nazionale da adesso è molto più forte, eh? Vabbè ha vinto pure l'europeo. Madonna raga, ma sbocchetti. Allora facciamo così, andiamoci a vedere le squadre in questo mondiale che in Qatar dovrebbero essere favorite, quindi Francia e Brasile. Com'erano nel 2010? Francia con Jai Oris, Sagna, Bagari Sagna, William Gallas, Abidal Evra, Lassana Diarra, Tulelem, Anelka, Gourcuff e Gignac, Steve Mandanda ancora campa, Gou, Escudé, Malouda, Ribéry 88, Mpanka, Karim The Dream, già c'era, Aludiarra, madonna ragazzi che giocatori, Fanny, Schillaci, Comi,
Nasri. Oh, più forte dell'Italia, sicuro. Clichy, Maxes, Ben Arfa. C'era pure Patrick Vieira, ragazzi, che era finito. Boomsong, che è quello che andò poi alla Juve. Luindula, mamma mia, una Sinama Pongol. Porco Dio, raga, che giocatori. Ma il Brasile risponde e preparatevi che erano campioni. Julio Cesar, Maicon Douglas, Lucio, Juan e Andre Santos. Elenio, Gilberto Silva, Felipe Melo messo là così. Kaká, Luis Fabiano e Robinho. Devo dire, ragazzi, che è una nazionale molto più scarsa rispetto al 2006. C'era Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano. Che squadra. Don in porta, Luisão, Ramirez, Giulio Baptista, Dani Alves. Ronaldinho c'era con la 16. Adriano pure c'era. Thiago Silva. Thiago Silva è un pippone. Josué Carducci. Madonna, raga, ma ci stanno pure le squadre. Chi è l'America Samoa? No, ma non ci puoi mettere queste squadre. La Cook Island, le Isole Fiji, la Nuova Caledonia. Ma che squadre ci avevano messo? L'Anguilla. Sì, l'Anguilla. Antigua e Barbados. Aruba. Minchia, raga, ma ci saranno i giocatori veri secondo voi? Le Bahamas, le Barbados. Io ho una domanda. Ma c'erano Messi e Cristiano Ronaldo? Ma quanto erano forti? Vediamo un po' l'Argentina. Andujar. Porca miseria, ragazzi. Papa. Allora, Messi c'era, ma era 86. Ora io nel 2010, ragazzi, non è che mi ricordo molto come sono andate le squadre Champions League, chi ha vinto Krokop. C'era ancora Veron, Coloccini, Otamendi 69, Agüero, Cambiasso, pure Di Maria solo 80, Dadolo. Giocava col Napoli Dadolo. C'è sta pure Martin Palermo. Ma c'era Cristiano Ronaldo? Riccardo Carvajal. Ma chi c'era? Mazza, Bruno Alves era terzino sinistro, tra l'altro, vabbè. Deco e Cristiano Ronaldo 88, quindi più forte di Messi. L'attacco, ragazzi, c'era Lietzson. Mamma mia, Duda. Quindi Buffon, ragazzi, era il giocatore più forte perché è 89. Ma che figata, ragazzi. Praticamente guida il tuo paese, ti creavi il personaggio e facevi praticamente la road glory con la squadra. Questo non me lo ricordavo. Il girone del nostro mondiale era Slovacchia, Nuova Zelanda e Paraguay. Abbiamo perso con la Slovacchia, pareggiato con la Nuova Zelanda, pareggiato col Paraguay. Ultimi siamo arrivati. Siamo arrivati ultimi. Allora, ragazzi, giochiamo contro la Spagna, che sarà la vincitrice di quel mondiale. E io mi ricordo che a quei tempi giocavo a questo gioco, però sulla PSP. Mi presi la Spagna perché in attacco c'era il Niño Torres e soprattutto c'era Villa, era fortissimo. E infatti, guardate qua, Casillas 90, Sergio Ramos, Piqué, Pujol, Capdevila, Iniesta, Xabi Alonso, Xavi, David Silva, Fernando Torres, David Villa. Pure Fabregas in panca. E infatti mi pare che giocavo Fabregas al posto di Xabi Alonso. Qua inizierà tipo il periodo d'oro della Spagna, che ci sfonderà anche all'europeo. Bojan Krkić addirittura. Mazza, Gamberini quanto era forte. Oh, ci giochiamo con Santon. Fabio, hai dato il tuo, hai dato tutto. Madonna, raga, che roba, che squadra. Salvaci te, Quagliarella. 12 anni dopo è FIFA 10. Italia-Spagna. I campioni in carica contro i futuri campioni di quel mondiale. Eccoci qua, siamo in Sudafrica. Quello è il mio mouse. È Italia-Spagna. Oh, gli hanno poppato i cappelli in testa. Immagini, ragazzi, che non vediamo da una vita. Una cosa, ragazzi, questo gioco era su PS3. Io lo sto emulando su PC. Ce l'avevo questo gioco, sia su PS3. Eccolo, Marcello Lippi, guardalo. Con Vicente del Bosque. Le foto sono rimaste quelle, ragazzi. Guarda, la foto del Nino. La faccia, se vai su FIFA 23, è la stessa. Suona l'inno della Spagna. Le maglie, vabbè, come detto, ragazzi, sono un po' bagatelle. Eccolo, Vicente del Bosque, che ha vinto un bel po' con il Real Madrid. Si schiera così la formazione d'Italia. Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Santon, Camoranesi, De Rossi, Pirlo. Non l'ho letto, chi era? Marchisio. Attacco, Quagliarella, Di Natale. Oh, vabbè, ragazzi, questi sono dei fenomeni. Casillas, Piqué, Sergio Ramos ancora a destra, Capdevila, Iniesta sull'esterno sinistro, David Silva di là. Mamma mia, che gioco, ragazzi. Si va. Ovviamente mi devo ricordare come si giocava, perché sì, come si leva la palla intanto. Eccoci, con X si leva. Oh, ancora buona, ancora buona. Daniel De Rossi. Mazza, che per... Ah, ma qua c'era il ping pong, il ping pong passing. Ragazzi, David Villa viene subito. No, Albero non l'ho neanche sfiorato. No mas. Quanto è alto Quagliarella, raga? Mi sa che non sapevano chi fosse Quagliarella. Beh, era giovane in questi tempi. Beh, Quagliarella. Poi mi pare che fece pure tipo un Eurogol, o sbaglio. Che gioco, ragazzi. Quanto mi ci divertivo. Che poi in questi periodi, diciamo, FIFA non era ancora FIFA. Quindi io mi ricordo che con i miei amici dicevo: guardate, ragazzi, che FIFA è più bello di PES. Giocavano tutti a PES. Oh. Quagliarella con la testa. Io fino al 2010 credo, ragazzi. Sì, penso da qua, perché mi pare che su PES ci fosse Del Piero sulla copertina. Sì, fino al 2010 ho comprato tutte e due. Poi mi pare che dal 2011, quindi dopo questo qui, dal mondiale proprio, ho comprato solo FIFA. E lì in poi magari recuperavo PES quando costava 2 lire. Oh. Vai portiere. No, difendi Santon. Oh, non ho spazio. Che Quagliarella si ciuccia. Chi è quello?
Aspetta, mia! Ma com'è possibile? Ma c'è il momento, ma pure nel 2010. No, vabbè, che se siamo magnati, raga. Vabbè, andavo dritto, eh. Donna, bellissimo, ragazzi. In 10 minuti mi sono divertito più di un mese su FIFA 20. No, però di Natale ti sei mangiato un gol clamoroso. Ti si pappate proprio, dalle sì. Ma pure Pirulo, ragazzi, mi pare troppo alto. Pirulo. Hiroshi. Cameron. Oh. Gatto Casillas. Ah, però ragazzi, aspettate. No, mo mi sono ricordato chi aveva vinto. Aveva vinto l'Inter. No, aveva vinto l'Inter il triplete. Oh, ma come faccio a dimenticarmi una cosa del genere? Boh, infatti sicuramente me l'avranno scritto tutti nei commenti. Qui Snyder fu scammato del suo pallone d'oro, secondo me. Se avesse vinto la finale con l'Olanda, sicuro l'avrebbe vinto. Lo vincerà poi Messi, uno dei più scammati, secondo me. E qua almeno dalla Iniesta ha fatto pure il gol decisivo. No, qua mi sa che non c'erano le skill, raga. Vai Marchisio, il break, Santon, il cavallo pazzo, Santon, si ciuccia Pujol in velocità, Santon, fino in fondo. Nah. Raga, come sto a giocare bene. Vai, dai che sei andato, una buona. No, Di Natale, Giracciali, for gioco. Arbero è finita, Arbero. Ecco, guarda mo. Arbero è finita, Arbero. Ok, mi sono divertito e difeso. Però prima di riniziare, voglio vedere le facce dei giocatori. Gigio Buffon. Oh, la grafica c'era, ragazzi. Questo chi è? Zambrottone, Cannavaro. Ora Giorgio Chiellini, Squiddy. Vabbè, Santon, vabbè. Mauro German, Camoranesi. Ma infatti, secondo me, ragazzi, questi utilizzano i modelli già vecchi. Cioè, se non andiamo a vedere Di Natale e Pirlo. Guarda, Pirlo è l'icon che c'è adesso su FIFA 23. Minchia, Marchisio sotto effetto allucinogeni. Fabio Quagliarella è rimasta la stessa. Oddio, guarda questo. Guardalo, Sergio Ramos senza barba. Orribile. Dai, vai, raga, andiamo a vincere questa partita su. Noi abbiamo sempre il nostro asso nella manica, che è Vincenzo Iaquinta, ovviamente. Oh, raga, sta a pushare l'Italia. The Rossi, Pirlo. Mazza Pirlo. Oh, che cazzo hai fatto? Pirlo! Se l'era allungata. Guarda Pirlo, ricorda Pirlo. Sentato. Mannaggia, oh, le via tutte. Con Claudio Marchisio, il principino. Allora, famo dei cambi. Io farei uscire il principito. Scalo di Natale. Mazza, raga, che bella tryhardata sta partita, eh. Tryharding puro. Ragazzi, tanto lo sappiamo tutti che ci purgheranno all'ultimo. No, lo so io, lo sai tu. Lo sanno tutti che ci purgheranno all'ultimo, eccoli. Bello. No. Ecco, spazza, che diventi capocannoniere, spazza. Comunque è difficilissimo, ragazzi. Oh. Vabbè, ma il portiere non esiste. Che esulti come la colombina di Lorella Cuccarini. Ma dai, ma che vuol dire? Una palla innocua al primo tiro da Buffon. Uno dei portieri più forti del mondo. Non si muove. Andanovic move. No, Cannavate, si è fatto salta in testa. Bravo Del Pie. No, Puyol, pezzo de fango. L'ho ben aggirato. Ok. Oh. No. Alex Del Piero, dove sei pappato? Guarda qua, Alex. Questi sono i gol tuoi. Dai. Ma guarda quello. Forza, Camorè. Mauro Gè. Mannaggia la miseria. Ma guarda che bomba gli ha tirato Quagliarella. Raga, è salta al fortino. Se stanno tutti a difendere, i maledetti, oh. I spagnoli, hai visto i spagnoli? Ma no, me la meritavo. Vabbè, d'altronde, ragazzi, non abbiamo battuto la Nuova Zelanda, volevamo battere la Spagna. Ma Cannavaro non gliela abbia mai di testa. Bravo. No. Oh, lo sapevo, mi segnavano all'ultimo. Che v'ho detto? Mamma mia, che zozzoni, squacquarelloni. Alippi, ma ritirati, Lippi. A quei tempi c'era quello che faceva le suonerie che gli aveva fatto una canzone contro Alippi. Guarda, però pure Buffon, due papere. Neal, dai, the kick-off, andiamo the kick-off. Guarda quello. Ok, ancora nostra. No, non è nostra, è loro. Ci hanno inculati. Un gesto disgraziato. Adesso ridacci la nostra Gioconda. La Buffon ha fatto la sua prima parata adesso, al 90esimo. Ragazzi, scarsi eravamo e scarsi siamo rimasti. Però voglio provare i calci di rigore. Guarda che roba, guarda che squadra. Posso dire che non mi meritavo il 2-0? Portogallo-Argentina ai rigori. Va, chi è? Simão. Ah, guarda com'era. Chip shot. Ok, andiamo un po'. Simão! Ma cocciuta, non l'ho tirata. Perché l'avevo tirato bene? Messi. Ah, ciuccio questa, Messi.
Az, col chip shot. Guarda quanto era brutto Messi. Raga, Raul Meireles, grande giocatore. Raul Meireles. A sedere Andujar. Che è questo? Carlito Stevez. Mi muovo. L'ho presa. Oh, ho fame. Però tutti e due centrali. Cristiano Ronaldo. Devo stare attento. Ok, ci sto. Ok, vabbè. Cristiano la butta dentro. Zanzetti. Amo, sto fermo, ragazzi. Sto fermo e provo a indovinare. Di qua. Mortacci, Pippo. Oh, hanno una tira di tre, tutte e tre centrali. Allora ci va Deco, ragazzi. Deco che ne sapeva uno più del diavolo. Ah, ma forse devo mirare e... Ok, Rodriguez. Oh, se mo non me la tira centrale è tutto magna magna, eh. Ma va a cagare. Ragazzi, questi erano i mondiali del 2010. Chissà, magari sarà proprio Argentina-Portogallo la finale. Sicuramente non l'Italia, perché non ci siamo. Fatemi sapere che ne pensate di questo tuffo nel passato. E mi raccomando, ci vediamo domani. Ma soprattutto, volete tornare nel 2002?